E ora parliamo del terremoto, 178.000 forme a terra tra Grana Padano e Parmigiano Reggiano. È drammatico il bilancio del comparto lattiero caseario nel Mantovano. Oggi l'assessore regionale all'agricoltura De Capitani ha visitato le latterie mantovane. Ora vi mostriamo in esclusiva le immagini del crollo di 20.000 forme di grana nella latteria sociale di Porto Mantovano la notte del terremoto. Guardate. Sono le 4:04 di domenica. In seguito alla scossa di magnitudo 6 cede la scalera numero 59 della latteria sociale mantovana di Porto Mantovano e con sé trascina a terra oltre 20.000 forme di grana padano. Cade in pochi attimi la produzione più recente, vanificata in qualche secondo quasi un decimo della produzione annuale della latteria. Il bilancio post-sisma del comparto lattiero caseario mantovano è drammatico. 178.450 forme tra Grana Padano e Parmigiano Reggiano per terra, da Mantova alle latterie della Bassa. Oggi l'assessore regionale all'agricoltura Giulio De Capitani ha effettuato un sopralluogo nelle latterie di Porto, Gonzaga e Pegoniaga per vedere di persona i danni causati dal terremoto. Ci stiamo muovendo, naturalmente gli assessori, colleghi, sia l'assessore protezione civile per quanto riguarda l'insieme dei danni procurati dal terremoto e anche il collega Carlo Maccari, che tra l'altro è di Mantovano, hanno già fatto anche loro dei sopralluoghi. Noi stiamo verificando come agricoltura quali sono le possibilità di intervento o diretto oppure con segnalazioni che abbia già fatto il Ministero per far sì che venga riconosciuto quel danno notevole che è stato portato. Ma le aziende virgiliane si sono subito rimboccate le maniche. Il recupero è complesso, ma la volontà di ripartire è davvero grande. Noi ci siamo già fatti sulle maniche, stiamo già lavorando per ripristinare tutto. La Regione ha confermato quanto già aveva detto nei primi giorni, cioè un forte interessamento, una grande attenzione su questo tema. Ci ha assicurato la vicinanza e sicuramente troverà il modo per dare... per trovare qualche contributo per aiutare un po' questa situazione sostanzialmente. Che ci sono già iniziative parlamentari proprio per affrontare questa cosa. Il capo della protezione civile ha dei poteri speciali, ci auguriamo che possa intervenire rapidissimamente perché questa è la via indubbiamente più immediata. In ogni caso le assicurazioni anche che vi ha dato l'assessore regionale è di poter col prossimo bilancio, assestamento di bilancio regionale, poter intervenire congruamente a sollievo di questa situazione.